Oggi è un altro giorno, ha parlato anche nella puntata odierna di Ballando con le Stelle 2022, in vista della finale dei prossimi giorni. C'erano ospiti in studio del programma, ma è sempre su Lorenzo Biagiarelli che si è aperta la discussione. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli è stato uno dei più chiacchierati di questa edizione. Un concorrente che ha diviso il pubblico e di sicuro solo perché è il fidanzato di Selvaggia. Come ha detto proprio la Lucarelli, spesso Lorenzo non è stato giudicato né in quanto ballerino di Ballando né in quanto Lorenzo Biagiarelli. Spesso, al contrario, è stato giudicato e ha attirato giudizi solo perché suo compagno. E non si può darle tutti i torti. Onestamente, Selvaggia era certa che nell'ultima puntata Lorenzo avrebbe ricevuto i complimenti della giuria ed era altrettanto certa che sarebbe stata ripescata in gara Luisella Costamagna. Serena Bortone ha affrontato questo tema oggi e ha dato la parola a Samuel Peron, che ha riconosciuto il buon lavoro fatto dalla maestra di Ballando con Lorenzo. Peron non ha potuto negare che in qualche modo il fatto di essere il fidanzato di Selvaggia possa aver influito in modo negativo sul percorso di Biagiarelli a Ballando con le Stelle. Può essere, così ha risposto quando gli hanno chiesto se in qualche modo poteva essere stato penalizzato. Poi però Samuel, però sta di fatto che non è stata la giuria a buttarlo fuori. È stato il giudizio popolare. La giuria gli ha sempre dato voti altissimi. Selvaggia sono 7 anni che fa Ballando con le Stelle. Sa benissimo che questa dinamica innesca un meccanismo che può arrivare negativamente o positivamente a casa. Anche se tu balli benissimo ma non piaci a casa, non vai avanti. Thank you.
Thank you.